Ciao magari, visto che il video su Lil Rich vi è piaciuto molto ed è stato utile, sono veramente contento. Oggi sono qui, che sto sistemando il mio reparto montagna e ne approfitto per fare una lista e una breve descrizione di tutta l'attrezzatura che io ho per fare i miei giri in montagna, le mie escursioni, da uno, due o più giorni. Beh, siccome di roba qua dentro ce n'è, direi di spostarci sul tavolo di là e fare un overview un pelino meglio e... Dai, svuotiamo l'armadio e vediamo che cosa c'ho. Ecco fatto, è tutto sul tavolo, però non è che si capisca molto bene. Quindi direi che adesso faccio... ordine e categorizziamo un po' tutto e partiamo con la descrizione di quello che ho. Ok, direi che l'ordine è stato fatto, ma prima di iniziare voglio fare due doverose premesse. La prima è che questo video non è sponsorizzato da nessuna delle marche che andremo a vedere, quindi è tutto frutto dei miei acquisti, dei miei sacrifici, dei miei impegni economici per comprarmi questa attrezzatura. E due, essendo un'attrezzatura che io mi sono comprato nel tempo anche in base alle mie esigenze, come il mio corpo si è adattato alla montagna e quindi come ho dovuto scegliere praticamente questi materiali, sono molto personali, quindi la mia vuole essere un overview per avere un'introspettiva di massima di quello che serve per fare degli escursionismi da uno a più giorni. Quindi magari prendete spunto da quello che vi sto per mostrare e adattatelo poi alle vostre esigenze. Bene, direi che possiamo iniziare. Ok, bene, iniziamo con una introspettiva generale. Allora, abbiamo qui i miei zaini, quindi categorizzati in base al litraggio, sacco a pelo, quindi zona più di accessori che servono per effettuare l'escursione, come gavette, via dicendo, che poi ci arriviamo, la zona più di alpinismo, dove ci sono strumenti un po' più tecnici, il caschetto, la piccozza, dei moschettoni, dei rinvii, il kit, l'imbrago, i guanti. Adesso che ho fatto la panoramica di tutte le mie attrezzature, è importante fare questa divisione sulla tipologia di escursione gita. Un giorno, più due giorni, più giorni, due o più giorni. Quindi un trekking che si può anche sviluppare magari in una settimana. Non mi voglio addentrare nello specifico nei trekking che sono di 10 giorni, due settimane o un mese, perché cambia radicalmente tutto il senso di questo video e non è questo il caso. Perciò, una volta fatta questa suddivisione delle tipologie di escursioni, possiamo passare alla suddivisione del materiale per le tre tipologie di escursione. Poi magari, in base anche alla tipologia di escursione che andremo a fare, andremo ad aggiungere o a togliere degli strumenti che magari non ci servono. Per esempio il kit da ferrata. Ben da sé che se non ci sono ferrate durante quell'escursione, il kit rimane a casa. Un tema molto importante è anche la scelta della scarpa. E qua ci sono varie diatribe nel mondo dell'escursionismo, del hiking, perché c'è chi preferisce scarpe più da runner, quindi diciamo scarpe più veloci al cammino, e chi invece come me preferisce lo scarpone alto sempre in ogni escursione, in ogni camminamento, in ogni sentiero, perché a parer mio lo scarpone ti dà più sicurezza sulla caviglia, meno possibilità di storta, e poi con uno scarpone di abbastanza alto livello si ha anche la zona d'arrampicata, insomma ci sono l'opportunità di mettere il rampone se si va sulla neve. Diciamo che io preferisco lo scarpone nelle quattro stagioni nell'intoto, ecco. Perciò lo scarpone al quale mi sono affidato, come avete visto sicuramente in qualche mio video, in qualche mia escursione, per esempio il Coca, che ve la metto qui in alto, ho scelto la sportiva, un Trango, è in Gore-Tex, quindi impermeabile, sono veramente leggerissimi, non costano proprio poco, ma valgono tutto il prezzo. La suola in Vibram, in alto, in punta, come vedete c'è la climbing zone, quindi se c'è da fare qualche ferrato, qualche passaggio, è adatto anche all'arrampicata, è veramente stracomodo e all'attacco anche per i ramponi più grossi. Bene, direi che è giunta l'ora di passare in rassegna alla scelta del mio zaino, dei miei zaini, perché io ne ho scelti tre, da 20 litri, da 40 litri e da 70 litri. Ben da sé che 20 litri per escursione da un giorno, i 40 litri per escursioni di due giorni e i 70 litri per più giorni. Lo zaino da una sola giornata è un 20 litri Quechua, lo peso da Decathlon, è veramente leggero, veramente ben fatto.
ha il retro separato, rigido, e con questa retina che serve per non far attaccare, diciamo, la schiena allo zaino e quindi per non produrre sudore, quindi rimane sempre, gira sempre l'aria e quindi si è molto più asciutti. Ha una discreta capienza, ci sta tutto l'occorrente per una giornata, anche nel caso di ferrate. Ha delle tasche laterali molto comode, ha anche una tasca frontale dove posso riporci dei guanti piuttosto che del materiale che mi può essere utile abbastanza velocemente. All'interno di questo zaino una cosa che mi piace molto è la mantellina che lo va a coprire in caso di pioggia, quindi per renderlo impermeabile. Ha anche una tasca superiore molto comoda per riporre l'elettronica. Passiamo velocemente in rassegna agli altri due zaini. Differiscono dal primo per la capacità, soprattutto questo è un 40 litri, questo è un 70 litri. Una differenza abbastanza importante sono i passacinghie che stanno al di sotto dello zaino, in modo tale da poterci inserire il sacco a pelo con poi appunto delle cinghie ripassate e non occupare volume all'interno. Il 20 litri non ce l'ha. Questo zaino particolare 70 litri non aveva la sua mantellina incorporata come gli altri due. Vabbè, ma si compra a parte, si prende da 55-80 litri perché lo ricopre, rende lo zaino impermeabile e si è tranquilli. Un'ultima caratteristica che voglio farvi vedere di questi zaini è la sua apertura anche laterale in stile valigia, quindi uno può anche aprire lo zaino in questa maniera. Aprendo lo zaino in questa maniera è molto più semplice caricarlo e poi scaricarlo. Un'ultima cosa che non può mai mancare è il kit di pronto soccorso. Passiamo adesso a un overview di tutti gli strumenti. Siccome il video non è incentrato su che cosa porto in un giorno, che cosa porto su più giorni, che cosa porto su 3-4 giorni, una settimana, ma la mia attrezzatura in generale, passiamo a vedere che cosa ho. Partiamo da quest'angolo, ho un materassino di quelli che si comprano sempre da Decathlon. Non è di quei materassini che si gonfiano, penso che l'upgrade prossimo sarà proprio quello di prendere un materassino un po' più spesso, ma con questo materassino, salvo non avere sotto delle rocce sull'erba, è discretamente comodo. Passiamo al sacco a pelo. Il sacco a pelo, ovviamente per bivacchi, rifugi o anche in tenda, in questa mia scelta è ricaduta sul 5 gradi, sul Frocla 500, pesa 1,2 kg, ha un volume di 11 litri e questo sacco a pelo è a mummia perché si mantiene meglio, diciamo, il calore, si scalda prima. E questi due numerini sono quelli più importanti per avere una panoramica iniziale. La temperatura comfort è un 5 gradi fino a uno 0 come temperatura limite. Anche in base, bisogna sapere a dove si va, la temperatura che può sopportare il sacco a pelo. Passiamo adesso all'abbigliamento. Io ho un paio di guanti per l'inverno, chiaramente sono impermeabili e felpati al proprio interno. Una soft shell che adesso andiamo a vedere. L'ho scelta perché è stracomoda, è piccolissima, si pallottola in questo scatolino. Tiene fino a 2 gradi, è anche idrorepellente sulla pioggerellina fine, perciò è un ottimo prodotto. Passiamo invece adesso al mio abbigliamento a strati, perché bisogna ricordarsi che in montagna bisogna sempre vestirti a strati, la cosiddetta cipolla. Allora, ho delle calze tecniche, sempre della Quechua, mi trovo veramente benissimo, le ho prese al Decathlon, due paia. Al di sotto, come primo strato, io ho una maglietta tecnica della Kipsta, diciamo quelle che si usano per andare a calcetto o comunque per tutti quegli sport dove il sintetico è la scelta migliore. Sopra la maglietta della Kipsta, soprattutto se stiamo in inverno, io ho un'altra maglietta tecnica, sempre della Quechua, è strabiliante. Io ho questa qua, un'altra maglietta che mi piace veramente tantissimo. In estate, chiaramente, se non ho su questa qui perché fa troppo caldo, parto direttamente con questa. Poi, come diciamo strato intermedio, io tengo questo pile, anch'esso tecnico della CMP. È veramente un pile stupendo, mantiene la temperatura in una maniera eccezionale, è elasticizzato, è un pile tecnico da non confondere con i classici pile. Questo io lo consiglio veramente a tutti. Come pantaloni, ho dei pantaloni tecnici sempre della Quechua, sono ottimi veramente, mi trovo stra da Dio, sono elasticizzati, sono fatti anche per fare ferrate, qualche passo anche d'arrampicata. La loro particolarità è che sono divisibili. Io lo trovo stracomodo soprattutto quando si va in bivacco a dormire piuttosto che in tenda, in quanto nel sacco a pelo dormo con i pantaloni corti. Bene, adesso passiamo invece alla parte dell'attrezzatura tecnica. Ovviamente anche qui è in base alla tipologia di escursione che uno decide cosa portare e cosa no. Per esempio le bacchette io le porto sempre. Poi ho la piccozza della Climbing Technology, è veramente fantastica, fenomenale, bellissima. Poi vabbè, dei moschettoni a ghiera, moschettoni sempre a ghiera più piccoli per altre tipologie di utilizzo, come non so, legarsi in cordata o via dicendo. Una corda da cordata per quando si fanno magari le uscite su ghiacciaio o comunque su pareti dove ci si lega con i componenti della cordata, ovviamente è una cordata
in conserva, per esempio. Il caschetto è immancabile per fare ferrate o comunque anche tratti dove c'è il pericolo di roccia, perché non sembra banale, ma un camoscio può farti cadere una roccia in testa e farti passare un bruttissimo pomeriggio, per usare un eufemismo. Qui che ho potuto togliere i ramponcini, questi si calzano sui scarponi. Spendo giusto 2 secondi sul tema ramponcini, io ve li consiglio se fate camminate in inverno. Il ramponcino è sempre comodo avercelo nello zaino e in certi passaggi dove la neve magari diventa tanto compatta, tanto ghiaccio, che c'è il rischio di scivolare, con i ramponcini si passa in maniera molto easy. Un altro strumento che utilizzo è il kit da ferrata, ovviamente con dissipatore omologato e nuovi moschettoni che non si aprono se non si preme al suo posteriore, vedete? Questo è il dissipatore che in caso di caduta trattiene la forza dell'urto della discesa e vi sorregge. Ovviamente va acquistato in base al peso giusto, come vedete dai 40 kg 120, quindi io ci sto dentro perfettamente. Immancabili anche i guanti da ferrata, perché sulle rocce ci si può anche tagliare, si può anche fare male, quindi i guanti da ferrata arrampicata ce li ho sempre. Magari prima di arrivare alla parte finale anticipo giusto il discorso sulla parte elettronica. Ho omesso completamente tutta l'attrezzatura elettronica, il drone, il cellulare, dicendo, perché non è lo scopo di questo video. L'unica cosa che vi posso dire è portarvi il power bank nel caso fate un bivacco, per avere comunque il telefono poi carico il giorno dopo. Passiamo quindi alla parte finale dell'attrezzatura. Ecco qua, come vedete è un caricatore a celle solari, si può attaccare allo zaino con questi moschettoncini. All'interno è presente una porta, un cavetto con una porta USB, ecco qua come vedete, in modo tale che uno può caricare 2 dispositivi e o caricare un power bank. Poi uno spray idroelepellente, questo ve lo faccio vedere, non lo porto mai, lo spruzzo prima di partire, ma ci tenevo a farvelo vedere per attivare l'idroelepellenza su un materiale quale potrebbe essere la giacca o comunque lo zaino. Una luce da testa, sempre alla Decathlon, ha un'ottima capacità di carica e anche un ottimo potere visivo, non faccio la recensione perché non è questo il caso. Passiamo al reparto dove un coltellino per comunque tagliare il salamino classico e comunque per avercelo sempre in ogni evenienza, un coltellino svizzero, lo zippo, questo che vedete qua non è un coltellaccio ma è un seghetto, come potete vedere, perché se nel caso si fa un bivacco in tenda o comunque in un bivacco e manca la legna, bisogna comunque farsela per accendere il fuoco. L'Inrich Mini, che vi lascio qua il video della non recensione ma della mia opinione. Un acciarino, se avete per il fuoco, degli occhiali da sole, il bombolino del gas per scaldare i pasti. Adesso non tiro fuori il fornelletto, ma è sempre un camping gas che si prende sempre al Decathlon con la nuova valvola, si inserisce e si accende con lo zippo. E vabbè, queste sono le gavette, inutile che ve le faccio vedere, classiche gavette. Ultimo ma non meno importante, viaggio con il mio tesserino del Sky. Ci tengo tantissimo alla montagna, ci tengo tantissimo a essere parte di questo club per anche contribuire al suo mantenimento, al mantenimento della montagna, all'innovazione della montagna, alla manutenzione della montagna, perché comunque i percorsi attrezzati, no, richiedono manutenzione, richiedono uno sforzo. Andare in montagna non è così semplice. Andare a 2800 metri, 3000 metri e fare attrezzare una via non è così banale come andare in un parco, insomma, quindi io ci tengo anche tanto a questo e perciò ne faccio anche parte. Bene bagai, con il tesserino del Kai era tutto, manca la tenna ma l'ho venduta, ecco perché non c'è, pesava troppo, ne sto comprando un'altra, ve la farò vedere magari in un video dedicato, perché la tenda è praticamente importantissima per un bivacco e per andare in montagna una tenda deve essere leggera, ecco perché ho scattato quella della Decathlon che pesava 2,6 kg e spaccava la schiena considerando un trekking di più giorni. Io spero che questo video vi sia piaciuto come al solito, vi invito a lasciare un bel like, commentatemi con tutto quello che vi serve, io sarò come al solito ben lieto di rispondervi, seguitemi su Instagram e bagai, noi ci vediamo in un prossimo video. Bene bagai, adesso che come sapete siamo arrivati a questo punto, qua c'è il tasto iscriviti, quindi dai iscriviti che così saliamo di numero. Al di fianco qua trovate 2 mountain vlog, un trekking e anche una ferrata per farvi vedere. Beh, non mi resta che salutarvi ancora e buona escursione, magari ci vediamo al prossimo video.